pensavo veramente di averle viste tutte. Pensavo di averle viste tutte. Fuori dal mondiale con la Svezia, ho detto veramente, le ho viste tutte. No, non le avevo viste tutte. Mamma mia, che schifo, che Italia vergognosa. Mamma mia, ragazzi. Ma che roba è? Cioè, ma questo. E poi, no, ma poi ci sono delle cose, delle battute da fare, sono delle considerazioni, perché non parlo mica solo della partita e della vergogna che abbiamo visto. A parte che abbiamo visto una partita orrenda, orrenda. Si vede che qualcuno ha dato un pochino di troppo lustro a questa nazionale quando abbiamo vinto gli europei, no? E questi si sono sentiti forse un po' tutti dei mezzi fenomeni. Quando capirete tutti che questa è una nazionale medio-mediocre, sarà sempre troppo tardi. Come ha detto qualcuno giustamente in live stasera, la fortuna ha chiesto il conto. E così è stato. Così è stato. Partita dove ci siamo mangiati 4 gol grandi come le case. Abbiamo affrontato una squadra che si sapeva mesi prima che avrebbe giocato così, perché la Macedonia è venuta a Palermo per pareggiare 0-0 nei 40, nei 90 minuti, per pareggiare 0-0 in supplementari e provare a giocarsela i calci di rigore matematico. E poi che cosa succede? Io devo vedere delle prestazioni giocare così che mi fa capire questo è il livello del calcio italiano. Il nostro calcio è questo, non è quello dell'europeo. L'europeo è stato un fulmine a ciel sereno, un flash che sarebbe finito, come vi avevo detto tempo fa, ve l'avevo detto, vi ricordate? Non mi potete dire, Demon, non è vero, non le avevi dette queste cose, ve le avevo dette. L'Italia ha vinto l'europeo grazie a colpi di fortuna. Se la fortuna finisce, quest'Italia cola picco, pronti, sono arrivati i risultati, perché questo è il nostro calcio attuale. Questo è il nostro calcio. Il nostro calcio che è fatto da giocatori non campioni, sono tutte delle mezze figuranti. Stasera il migliore in campo è stato Verratti probabilmente, forse è stato Verratti. Ditemi, non un tiro nello specchio dalla porta, non un'invenzione, niente. Questi sono i giocatori della nostra nazionale, i risultati si vedono, eh. I risultati sono questi. Voi tutti stasera, da Mancini a tutti, voi dovete prendere altro che il zatterone a voi stasera, ma altro che il zatterone, altro che il zatterone. Capito? Perché il zatterone fatto per quelli della Juventus, stasera ci vuole il zatterone anche per la nazionale. Tutti sopra stasera, tutti. Ma che roba è? Ma cioè, a parte la partita che tic. Cioè, non c'è un'inventiva, sempre il solito gioco. Si arriva lì, palla Berardi, che si aspetta che si inventi qualcosa, perché per il resto niente. Si è visto un centrocampista veramente da prendere la palla, tenerla lì. Non c'è nessuno che sappia fare una sponda ai limiti dell'area per prendere una punizione. Niente. Immobile, ma che giocatore sei? Ma da che buco sei uscito te? Dov'è che. Boh. Te immobile ti prendo alle capre per quel che riguarda le nazionali, sei una capra anche te, come ce ne sono altre, capito? Noi abbiamo Verratti, mister 100 milioni, accattateville, che costa poco assai, costa soltanto 100 milioni, 100 calci negli stinchi, a sta gente qui tutti in mano, la mazzetta, lo scalpello e a rompere i massi in Aspromonte. Questa è gente che sta bene lì, questa è gente che sta bene lì stanno, capito? Gente che fanno i signorini con i miliardi in tasca e poi delle prestazioni del genere, ma vergognatevi tutti, ma vergognatevi tutti. E poi che cosa si sente? Si sente Gravina a questo punto, no? Che era salito in pompa magna dopo la vittoria dell'Europeo, stasera cosa dice? Spero che Mancini resti, non può dire diversamente. Il calcio italiano ha un problema, ma va? Orca miseria, dovevamo aspettare Gravina che ce lo dicesse.
Che sono anni e anni ormai che il calcio italiano è poca roba, fa ridere perché non ci sono i campioni, perché basta avere due soldi che si vanno a comprare i giocatori all'estero, non si valutano i nostri giovani, i risultati sono questi, perché i giovani bravi ci sarebbero anche, ma bisogna sfruttarli. Ha il troché Gravina andare a fare le lotte contro la Juventus per la Superlega. Forse Agnelli la Superlega la vuole proprio per sistemare proprio questo calcio italiano qui. Questi sono i risultati, 2 anni fuori dal mondiale. Pensavo di averle tutte. E poi dicono Mancini, dimettiti. Ma stasera si devono dimettere tutti, giocatori, presidenti, quelli che portano gli asciugamani. Ci dobbiamo dimettere anche noi tifosi stasera, tutti. Tutti, Gravina deve andare a vangare là dove ci sono le cole, le miniere di carbone lì dentro. Mancini stasera mette la testa sotto la sabbia perché una prestazione indecorosa. Un'Italia impresentabile, orrenda, brutta, lenta, impacciata, senza un'idea. Niente, niente, una vergogna epocale. Noi ci dobbiamo vergognare e basta. Questo è. E poi ci veniamo a chiedere del perché le italiane non vincono la Champions. Per questi motivi qui non le vinciamo. Capito? Perché abbiamo il calcio vecchio, vecchio, dove non hai campioni e soprattutto non si vede niente, non c'è un'invenzione, non c'è niente. Jorginho, che giocatore è? Che giocatore è Jorginho? Ditemi, perché si vocifera che potrebbe arrivare alla Juventus con un contratto quadriennale a 6 milioni a stagione. Io gli darei 6 milioni di vanghe, gli darei anche a questo. Giocatore che, ma non lo vedi mai tirare, sempre quel tic, 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 sempre così. Mai un'invenzione, mai un lancio in profondità, mai. Che lui poi, anche Jorginho, è uno dei colpevoli principali di questa eliminazione. Due rigori sbagliati. Ce le dimentichiamo queste cose, perché come ha detto qualche utente prima in live, è vero, è verissimo. La nazionale italiana non è mica uscita stasera, la nazionale italiana è uscita prima, ma nonostante tutto dovevi uscire prima, da subito, ti era stato dato un appiglio contro la Macedonia in casa, un appiglio più bello di questo ti devono dare. Invece cosa succede? Che si presenta la signora Fortuna in giacca e cravatta, con il suo bel bastone di cristallo, che ti bussa alla porta e ti dice: caro, mi dai indietro quello che ti ho dato fino adesso? E te, pronti signora, dai indietro. Poi dopo prende quello che ti aveva dato quest'estate, chiude la porta e ti saluta. E così è successo. E noi guarderemo il secondo mondiale consecutivo, vergogna epocale, che sarà un'epoca. Non, quando ci daranno vergogna, fra 50 anni io non ci sarò più, per cui non avrò problemi, ma una vergogna epocale del nostro calcio, una vergogna epocale, epocale. Ma andate tutti a vangare tutti, da gente come Jorginho, gente come Verratti, gente come Chiellini, gente, a vangare tutti dovete andare, perché questi giocatori qui, Chiellini al mondiale aveva 4 anni in meno, Bonucci aveva 4 anni in meno, questi giocatori non ci sono e adesso che cosa si dice? Porca miseria, non avevamo Chiesa stasera. E voi pensate che la Juventus, che l'Italia sia stata eliminata perché non c'era Chiesa? Ma per favore, ma siamo seri, siamo seri. Le pagellate non le faccio neanche tutte, ne cito qualcuno perché tanto più o meno la stiamo. Secondo me il gol che ha preso Donnarumma non è un gol che si poteva aspettare, secondo me ha fatto veramente un gran tiro e un gran gol. È un gol che si può prendere tranquillamente, quindi non do colpa a Donnarumma. E non gli posso dare nemmeno il voto, perché che voto gli vuoi dare a Donnarumma? Quindi niente, non giudicato. Jorginho, 5. Partita a mio parere impalpabile. Uomo d'ordine che praticamente non lo si vede quasi mai. Alla Juventus qualcuno quando parlano di Jorginho si stropiccia gli occhi come se arrivasse un marziano da chissà quale pianeta alieno. Boh, a me sembra un giocatore molto normale, mi sbaglierò. Poi andiamo avanti. Verratti, 6,5, è l'unico giocatore che ha fatto qualche cosa di un po' degno di nota, ma anche lui, cioè,
Sono giocatori talmente medi questi che se non gli metti vicino dei campioni, dei fuoriclasse, come per esempio Verratti al PSG, no? Perché un conto è giocare con i giocatori dell'Italia, un conto è giocare con Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria e compagnia cantante. C'è una leggerissima diversità, leggera, eh? Questo, andiamo avanti, Immobile, zero. Non 2-0, c'è zero riporto zero. Se Rabiot è una capra al cubo, questa è una capra in nazionale, è una capra, non lo so, ditemela voi la parola, non so neanche dirla, veramente. Giocatore nullo, completamente nullo, completamente. Boh, non lo so, ditemi voi. Insigne 5, cosa ha fatto? A parte che ha provato a cercare lo spazio per il suo solito tira-gir, no, per il resto non pervenuto, anche Insigne. Berardi, 3, 4, è stato l'unico forse che ha provato a fare qualcosa, ma si è mangiato il mondo, si è mangiato. Io credo che Berardi stasera potrebbe stare senza mangiare stasera e anche per qualche giorno a venire, da quanti gol si è mangiato stasera. Si è mangiato un gol che da solo vale un mondiale. Il portiere gli aveva regalato il pallone, porta spalancata, il portiere è riuscito ad andare a prendere il pallone. Per questo mancato gesto tecnico io credo che andrebbe radiato dalla nazionale italiana un giocatore così, assolutamente radiato. Di cosa vogliamo parlare ancora? Vogliamo parlare di Florenzi? Cioè, cosa vuoi dargli a Florenzi? Florenzi che non ha fatto neanche una bruttissima partita, ma Florenzi è questo. Cioè, però ci mancava Di Lorenzo. Di Lorenzo è il giocatore che fa la differenza, indubbiamente, no? Bastoni, 6, 5 e mezzo, 6. Cosa ha fatto anche questo? Cioè, voglio dire, queste sono le pagellazze in generale, perché non ho neanche voglia di farle tutte. Sono talmente deluso, inferocito, amareggiato che cosa vuoi parlare? Che gente è? E questi, quando gli proponi dei rinnovi al ribasso, si arrabbiano pure sta gente. Questa gente qui, signori, abbiamo avuto delle nazionali di calcio noi, che guarda caso hanno vinto i mondiali, che il 99% dei giocatori che erano presenti stasera nelle nazionali italiane, e parlo delle nazionali italiane vere, questa è gente che non sarebbe neanche convocata, ma non verrebbero neanche, ma neanche guarderebbero la nazionale dalle loro brandine di casa, dai loro letti, in televisione. Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare con questi paragoni con della gente che erano dei fenomeni, dei fuoriclasse? Adesso abbiamo questa gente qui. Dove vuoi andare con questa gente qui? Dove vuoi andare con questa gente qui? Dove? Dove vuoi andare? I risultati sono questi. Questa è la situazione del calcio italiano a oggi. A oggi. Oggi questa è l'Italia. Quindi di cosa ti vuoi meravigliare? Ma licenziatevi tutti, andatevene via, fate venire chi volete, che abbia un pochino di sale e che soprattutto veramente lavori per il calcio, che ci faccia veramente vedere che sotto c'è un piano dove si possa lavorare per il futuro. Fate giocare i giovani nelle squadre, fate giocare i giovani, fate crescere i nostri giovani. Che ci sono dei giovani nella Serie A e nella Serie B che potrebbero meritare di essere convocati, perlomeno nelle prime squadre di club. Invece vengono convocati alcuni e giocano 30 secondi a partita. Basta. Non ho più parole. Guardate, ve lo chiedo per cortesia. Non mi parlate più di nazionale fino al 2050, praticamente finché morirò. Non parlatemi più di nazionale perché la vergogna che abbiamo provato in queste due ultime qualificazioni per il mondiale, io credo che soltanto a una nazione come l'Italia gli poteva capitare, soltanto a noi. E con questo vi saluto e vi do la buonanotte. Speriamo che torni presto alla Juventus, almeno mi arrabbio con qualcun altro. Ciao a tutti, mamma mia, che schifo.